poi per riempire ancora, per completare quella che è la parte ritmica, io generalmente uso delle percussioni. Questa è una percussione che appunto risponde, c'è cioè un loop percussivo che risponde, anche qui poche equalizzazioni e pochi Sì. fronzoli, cioè il suono già di per sé riempie, quindi va bene così. E c'è un jump perk che è appunto una percussione che è più Ecco, questo ha anche un è suono. quasi tonale, cioè è tonale, non, Sì. io la chiamo percussione, però perché è praticamente è un suono molto secco, Sì. anche se ha un micro delay, che però ci sono due parti percussive, due jumper, uno un po' più percussivo come questo, e l'altro invece l'altro più tonale. Questi sono anche campioni o li hai creati con qualche synth? Sai che probabilmente sono dei campioni. Probabilmente sono dei campioni presi appunto qua e là da delle Però sono library. belli questi, a me piacciono un sacco questo Ah, tipo di... sì. Sì. Sì, perché vabbè, in questo caso forse uno dei due l'avevo già utilizzato in un altro pezzo, se non Sì. sbaglio, perché probabilmente l'ho usato in una traccia Questa Secret comunque Dump, è una cosa forse. importante, che fa parte, credo, della crescita e della maturità di un artista. Poi ogni volta che trovi dei suoni belli, delle patch belle, tenersele e Sì, riutilizzarle poi, ho perché... comunque lo stile sonoro, più, cioè, i suoni sì, anzi, che poi fanno l'identità di un artista, però generalmente proprio anche lo stile, come creare, per esempio, il fatto di creare il basso con delle percussioni fa sì che quella roba lì risulti molto mia Certo. come stile, no? Anche se magari c'è qualcun altro che lo usa, però quel modo di trattare fa sì che magari i miei bassi suonano in un certo modo e quindi risulta appunto una scelta Sì. artistica. In questo caso, appunto, ci sono questi due jumper che li chiamo jumper proprio perché arrivano soltanto in alcuni momenti e danno quel movimento in levare. Quindi metto in solo un po' di elementi Poi per fanno quel sentire. botta e risposta con il synth, Esatto, no? quegli incastri Sì. ritmici che. Poi alla fine sono appunto creano groove in generale sulla traccia. Sonorità, qua è Questi. tutta selezione anche meticolosa degli elementi, perché è proprio, già solo così c'è una sonorità che... Io lavoro tanto su questo, lavoro proprio, sono maniacale su questo, forse fin troppo maniacale in alcuni casi, però sono abituato a creare il pezzo dalle fondamenta e finché non ho la sensazione che anche togliendo un elemento la traccia continui a girare, giri bene, non vado avanti, perché altrimenti rischio di costruire una cosa che per me è carente. Invece costruendo una traccia che ha già tutti questi elementi e in realtà poi, come abbiamo sentito all'inizio, si può sviluppare inserendo pian piano gli elementi, in realtà ho già tutto per poi fare una stesura che sia completa, una volta che ho tutti gli elementi già presi e finiti. Per esempio, la risposta che si danno le percussioni tra questo e il jumper e i due jumper fa sì che le due cose siano già di per sé con il beat. Volendo, uno potrebbe anche crearsi una parte su un drop che parta così e la traccia già gira, volendo. Assolutamente. Quindi io finché non ho questa sensazione non mi metto a stendere una traccia, proprio una cosa mia.